la leggenda di questa cappella qua sotto, qual è? Madonna dell'acqua. Madonna dell'acqua, eh? Com'è? Madonna dell'acqua, sì. Perché? Esatto, perché quando è apparsa la Madonna a Remingarda, ma che epoca parliamo? 1100 all'incirca. Quindi è Medioevo. Medioevo, sì. Remingarda appare. Da brutto la trasforma in belle per rendere credibile anche la leggenda. La credenza. Ma solo che. Pure quella fu distrutta dalla guerra. No, quella no. Prima della guerra, questa è stata ampliata dopo la guerra con soldi degli americani. Quindi è un santuario. Quindi è un santuario. Esatto. Ma è sempre aperto. No, purtroppo. Santuario Cassini ne ha tre santuari. C'è questa qui, poi c'è la Casa Lucense, sì, e la Madonna dei Viternis. Ah, e quindi questa è la sua storia, molto simile a quella di sotto la via Percorre, sotto lì a Madonna, come si chiama? Delle Fra, quella che è la Madonna che c'è, come si chiama quella? Che là fa parte del coso di Castelnuovo Parano, adesso è da Ausonia, ma prima era di Castelnuovo Parano, perché Ausonia si chiamava Le Fratte, era una frazione di Castelnuovo. Appena dopo sulla destra, la chiesa antichissima. E Cinzia, come si chiama quella chiesa giù a Ausonia? Madonna del Piano, sì. Qui lo stesso Remingarda, la pastorella. La stessa leggenda, sì. Stessa. La Madonna del Piano, sì. Noi ce l'avevamo, ma qua.